Dopo più di 3 anni e mezzo, la Samba di Ottavio Paladini perde di nuovo a Riviera delle Palme. Contro il Chieti finisce 2-1, con i neroverdi che nel finale ribaltano il vantaggio di Vallocchia, con Massimo e Dos Santos. È la prima sconfitta casalinga della stagione per Paladini, che alla guida della squadra della sua città non perdeva in casa dal 9 settembre 2012, 1-0 contro la Meternina. Davanti a più di 4.000 spettatori, la capolista del girone F, già promossa in Lega Pro, si presenta con diversi volti nuovi. In porta torna dopo più di 6 mesi Cosimi, reduce da un infortunio al menisco. A centrocampo, prima da titolare per Vallocchia, davanti la coppia Titone-Fioretti. 4-1-4-1 per il Chieti, con Massimo tra difesa e centrocampo e Dos Santos, punto di riferimento avanzato. Ritmi bassi nel primo tempo, con gli ospiti che ci provano al 19esimo e al 34esimo con Varone, ma senza impegnare il portiere. Al 35esimo arriva il gol che sblocca la partita. Difesa teatina presa in controtempo e Vallocchia fredda Fatone in uscita. Si va a riposo sull'1-0, con la curva nord Massimo Cioffi che fa festa anche durante l'intervallo. Ad inizio ripresa la Samba sfiora il raddoppio ancora con Vallocchia. Al 9, grande chance per il Chieti. Con Son respinge quasi sulla linea un tiro di Varricchio, poi Fiore corregge una conclusione di Varone, palla fuori di pochissimo. Al 24esimo Baldinini arriva con un attimo di ritardo su un cross proveniente dalla sinistra. La partita sembra avviarsi al termine sull'1-0, ma al 39esimo Massimo riceve al limite dell'area e batte Cosimi. Pareggio teatino. La Samba vuole chiudere la stagione casalinga, pull scudetto esclusa, con una vittoria e si sbilancia, arrivando a subire in pieno recupero addirittura il gol del 2-1. Errore di Consona a centrocampo. Dos Santos ringrazia, si invola verso la porta e segna il suo 17esimo gol stagionale. Finisce così, con il Chieti comunque tagliato fuori dalla lotta play-off e la Samba che subisce la prima sconfitta in campionato della gestione Paladini. Ma per tutti ci sono comunque gli applausi.